In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». È una generazione malvagia. E sapete perché? Perché cerca segni. Proviamo a capirci meglio. Cos'è il segno? Il segno, nella sua spiegazione più elementare, è un indicatore che porta un'informazione o un significato connesso a ciò che rappresenta. Ad esempio, un segnale stradale è un segno che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire. Oppure il fumo in lontananza è un segno che dice un fuoco, eccetera. I segni inoltre sono naturalmente comprensibili. Anche l'animale capisce i segni. Se prende il guinzaglio, il cane lo coglie come il segno che uscirai a passeggio con lui e si mette a saltare. L'uomo però, a differenza degli animali, riesce a leggere la realtà come segno dell'amore di Dio per gli uomini. Di contro, riesce anche a stravolgere la comprensione dei segni. Come si dice, scambia lucciole per lanterne. Se indichi a qualcuno la luna, è facile che lui ti guardi la punta del dito piuttosto che la luna. Quindi è facile che, piuttosto che guardare l'amore di Dio, ci fossilizziamo sul segno e questo crea dei seri problemi, soprattutto nell'ambito religioso. Perché se il segno perde il significato a cui si riferisce, il segno sacro diventa idolatria. Facciamo un esempio. Il ramo di ulivo è un segno che fa tanto bene perché ci indica la pace, la colomba di Noè che annuncia la fine del diluvio, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Acquisisce poi un'importanza rilevante nel momento in cui ci viene consegnato all'interno della celebrazione delle palme. Ora, se scambiamo il dito per la luna, succede che, disinteressandomi della messa, andrò in chiesa solo per prendere il ramo di ulivo, magari il più grande, il più bello, e forse più di uno, perché più sono i rami che mi accaparro, più ottengo benedizioni. Ecco allora che il ramo di ulivo diventa l'oggetto idolatrico. Svuotandosi del significato a cui rimanda, acquisisce potere e crea dipendenza. È un legame tossico. Ora, quando un cristiano si attacca ai segni in maniera idolatrica, non solo perde di vista Gesù, ma diventa malvagio. Ecco la generazione malvagia di cui sopra nel Vangelo, che cerca segni e non si accorge del segno che è Gesù stesso. I segni non vanno mai pretesi, vanno semplicemente guardati con sorpresa e gratitudine. Servono solo a farci camminare verso quella bellezza infinita di cui il segno è giusto l'indicatore. Bene, oggi possiamo domandarci se siamo davvero capaci di cogliere i segni di Dio nella nostra vita. Mi accorgo dei doni che Gesù mi mette davanti per farmi innamorare ulteriormente di Lui?
so stare alla sua presenza senza pretendere segni, li so accogliere con gratitudine. Al contrario, mi sento attratto dai segni della superstizione. Quali sono i segni che sono diventati in me dipendenze? Il film oggi che vi consiglio è L'amore inatteso, una conversione fatta di piccoli passi e di tanti segni nella Francia dei nostri giorni. Film praticabile da tutti, lineare e semplice, ma emozionante e ricco di contenuti spirituali, adatto per adulti e giovani. Forse i bambini si potrebbero annoiare.